tutti e farci pace immediatamente dopo. Ma non ci ho mai litigato, perché io credo che nei momenti di difficoltà bisogna stare vicino alle persone. Io so che sta attraversando un periodo difficile, perché? Vicende personali di un quasi di un fratello che non sta bene, che ha avuto un intervento chirurgico, ma questo certamente non è una scusante. Lui si automulterà? Si automulterà da solo, perché sennò si fa noi. E dire che Mexès e Chiu avevano stretto i denti e Totti aveva stretto addirittura mano e piede infortunati dentro una fasciatura contro questo Livorno che si sapeva tra i denti avrebbe stretto invece il coltello per legittimare la battaglia della squadra capeggiata dal leader massimo Cristiano Lucarelli per salvare Arrigoni. Lei passerà alla storia per questo? Beh, non penso, non so se sono uno dei pochi casi che viene riassunto subito così, però posso solo dire che è una cosa che sentivo, perché secondo me quando capita una cosa del genere è chiaro che avevo grandi motivazioni io e la squadra, chiaramente. Perrotta e Chiu a centrocampo, Taddei a fare il Perrotta, Willemson a fare il Taddei e Mancini a fare se stesso. Amelia non ce la fa a riacutizzarsi al problema del calcagno durante il riscaldamento, al suo posto Manita nella porta del Livorno. Il presidente Spinelli, che nel giorno del 5-1 subito dall'Atalanta era vestito di nero, in via precauzionale torna giallo d'ordinanza. In tribuna l'allenatore degli arbitri, e per lui non sarà una bella giornata. Le occasioni arrivano per la Roma, la più ghiotta su punizione di Totti, con Mexès a tirare in cielo e Spalletti a mettersi le mani nei capelli, si fa per dire, mentre Mancini accusa qualche problema. Poi Airoldi vede, o forse sente nell'auricolare, il fallo, o se preferite l'ingenuità di Ferrari su Lucarelli, iniziata forse fuori area. Rigore, gol, ma l'arbitro fa ripetere, stavolta 1-0 per il Livorno, il primo gol di Cristiano Lucarelli contro la Roma. Ultimamente quanto di noi stanno esagerando, perché non parliamo mai, fischiano sempre contro, così diventa difficile giocare. Iniziamo anche noi a parlare. L'arbitraggio lo lascio commentare a loro. Quindi anche Pasquale Graziato all'inizio del secondo tempo lo lascia commentare a loro. Lascio commentare a loro. E dopo la grazia dai Rodi a Pasquale, che era già ammonito, arriva l'esordio in campionato di Tavano, che entra al posto di Ferrari con il numero 17 in onore dell'amico e grande ex Damiano Tommasi. I segni della croce dell'infortunato Taddei sono direttamente proporzionali alle occasioni della Roma, fino al pareggio, una palla perfetta di Willemson per Totti, che segna il gol numero 13 in campionato e raggiunge Chiesa a quota 138. Ma lo stadio si infiamma, prima per il fallo di mano di Mexès su Lucarelli, che Airoldi non vede, poi per la bagarre finale protagonista Totti. Galante, a dispetto del nome che porta, gli ha sferrato una gomitata in faccia e lui ha reagito. Secondo me nessuno dei due meritava l'espulsione, ecco. C'è poco da fare, il Livorno contro il quale all'andata sbagliò un rigore non si avvicina al capitano e mentre Spinelli fa mea culpa... Ho giustificato e ho anche apprezzato che i giocatori siano presi le loro colpe. Per la Roma lo scudetto è più lontano. Adesso lei scommetterebbe sull'Inter? Oggi? Qualcosa sì.